Ciao a tutti, sono Bomb777 e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta vi dirò le mie personali predizioni del Team of the Year di quest'anno. Prima di iniziare però vi dico tre cose. La prima è che ovviamente ogni giocatore sarà secondo la mia opinione, quindi sarà un video soggettivo. La seconda è vi chiedo di mettere mi piace a questo video. E la terza è vi chiedo di farmi sapere qua sotto nei commenti quale sarà secondo voi il Team of the Year. Quindi qual è il vostro TOTY, quali sono i giocatori che mettereste, quali sono quelli che saranno secondo voi nella squadra dell'anno. E se vi va fatemi anche sapere chi vince il pallone d'oro, tanto il giorno è sempre quello in cui si sa. Quindi iniziamo e in porta abbiamo Neuer. Lui è una delle certezze di questa squadra, è praticamente ovvio che sarà lui il portiere del Team of the Year. In lotta anche per il pallone d'oro. Viene da una stagione fantastica sia per i risultati con il Bayern sia per quelli con la Germania. Ma questo alla fine rafforza solo il suo essere il portiere più forte del mondo. Come terzino sinistro abbiamo Alaba. Anche lui viene da ottimi risultati con il Bayern. Ma in generale quest'anno è stato lui il terzino sinistro dell'anno. Veramente esploso, è stata veramente una grande stagione la sua. E quindi lui è il nostro terzino. Potete vedere anche le statistiche messe secondo me. Non sono numeri a caso, no. Sono le statistiche che avranno secondo me. Il primo difensore centrale è Sergio Ramos. Anche su di lui credo ci siano pochi dubbi. È stato veramente decisivo per la vittoria della Champions del Real. È un ottimo difensore, ma credo che su di lui ci siano pochi dubbi che sia nella squadra dell'anno. I dubbi invece ci sono sul secondo, perché io ho scelto Godin. Ho scelto lui perché secondo me gli altri che lo meritavano sarebbero stati Hummels e Boateng. Però Boateng non credo. Hummels potrebbe essere, ma tra i due alla fine quello che mi sembra che abbia più probabilità di entrare nel Team of the Year sia proprio Godin. Pilastro del grande atletico dell'anno scorso. Semifinalista di Champions, vincitore del campionato. Anche un grande mondiale il suo. E quindi con 90 abbiamo Godin. Il terzino destro invece è Lam. Anche lui vincitore del mondiale, vincitore del campionato. E qui secondo me è messo come terzino, anche se in FIFA adesso è come CDC. Non credo ci siano dubbi neanche su di lui, però il dubbio è sulla posizione. Il primo centrocampista è Di Maria. Credo che lui sia veramente uno di quelli che meriti più di tutti il Team of the Year. Un grandissimo anno. Ha fatto vedere bene che tipo di giocatore è, sia col Real che con l'Argentina, sia adesso col Manchester United. Vincitore di Champions, finale del mondiale. Adesso sta aiutando lo United a risalire, pian piano ce la sta facendo. Anche se da quando non c'è vince sempre, però credo sia solo un caso. Il secondo centrocampista è Toni Kroos, anche qua ho avuto dei dubbi. Lui o Xabi Alonso? Alla fine ho scelto lui. Vabbè che c'era anche il terzo in ballottaggio con questi due, però il terzo poi alla fine l'ho messo nella squadra, andremo a vedere dopo. Anche lui vincitore del mondiale, vincitore del campionato col Bayern l'anno scorso. Vincitore di 3 mondiali in un anno solare, credo sia un record. Perché ha vinto il mondiale con la Germania, il mondiale per club l'anno scorso con il Bayern e il mondiale per club quest'anno con il Real. In più sta facendo vedere di essere in una grande stagione, quindi lui è il secondo centrocampista. L'ultimo invece è Modric, che è sottovalutatissimo secondo me, però si merita questo Team of the Year. Credo che adesso sia veramente importantissimo per il Real, un po' il metronomo della squadra che dà l'equilibrio a tutto, detta ai tempi. Ero deciso su lui o Xabi Alonso, però alla fine ho scelto lui. Non chiedetemi perché, però non lo so, sono ancora indeciso tra i due. Passiamo però adesso all'attacco. Il primo dei tre è Ronaldo. Su di lui proprio dubbi zero, al 100.000 milioni per cento sarà in questo Team of the Year insieme a Messi. Come sempre una carta scarsina come ogni anno. Però sono stato proprio sui livelli di carta scarsina. C'è poco da dire su di lui, è anche il grande favorito per il pallone d'oro, quindi lui è il primo attaccante. Il secondo è ovviamente Messi. Anche su di lui pochi dubbi sulla presenza nel Team of the Year. E anche a lui una carta scarsina, proprio come Ronaldo, però ogni anno hanno proprio carte brutte. Su di lui alla fine i dubbi sono sulla vittoria o no del pallone d'oro, che credo sinceramente sia abbastanza lontana. Anzi, mi sbilancio, come avevo già detto un po' di tempo fa, io non è proprio che mi sbilancio, però io lo spero vinca Neuer. Anche se, ripeto, secondo me alla fine lo vincerà Ronaldo. Però passiamo all'ultimo giocatore, io ho scelto Müller. Anche su di lui ci sono grandi dubbi, però alla fine è stata, come posso dire, una scelta di cuore, perché è il mio giocatore preferito, quindi l'ho messo,
ha la possibilità di entrare nel Team of the Year, non è che l'ho messo a caso, come attaccante, perché nel FIFA Pro, che è quello che alla fine deciderà quale sarà la squadra dell'anno, lui è in lista tra gli attaccanti, quindi non lo potevo mettere come centrocampista. Ma alla fine credo che sia un ballottaggio tra due compagni di squadra, o lui o Robben, secondo me sarà il terzo attaccante. Questa quindi è la squadra dell'anno, è il Team of the Year, secondo me ovviamente. Non ho messo panchine, riserve, tanto non ce n'è bisogno, cosa ho fatto, mamma mia. Ah, ok. Stavo dicendo, non c'è bisogno del Team of the Year perché non uscirà, non sarà pubblicato nessuna panchina. E questa è la squadra con gli over, con le statistiche, secondo me. Io vi ricordo ancora, ma posso mettere anche l'allenatore qua. Vabbè, ve lo dico adesso, l'allenatore Ancelotti. Visto che ci siamo, tanto così a caso. Stavo dicendo, vi ricordo di farmi sapere qual è per voi il Team of the Year, il vostro Team of the Year. Qual è la squadra dell'anno secondo voi? E quale sarà quella scelta? Il giorno della consegna del pallone d'oro. E se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da Bomb777, è tutto. Ciao a tutti!